Eccoci dopo lo spazio dedicato all'informazione, andiamo avanti con le mostre, giusto? Non so, uno Mostre strano lo binomio, faccio. Otto Galleri, Consiglio regionale. Esattamente. Intanto salutiamo Elena Correggia, ufficio stampa Consiglio regionale del Piemonte, che questa sera è venuta a trovarci per parlarci di questa serie di mostre che, oltre ad essere visibili, essere state visibili a Palazzo Lascaris, sono ora visibili all'Otto Galleri, esattamente nella Corte della Ristorazione. Un'iniziativa che, mi diceva prima Elena, è già un paio d'anni che viene portata avanti e Esatto. della quale adesso però ci devi raccontare tutto tu. Certo. E ovviamente io parlo anche a nome del mio direttore, il dottor Domenico Tomatis, direttore della Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale. Noi siamo ben lieti di raccontare questa iniziativa partita circa 2 anni fa, nella quale noi proponiamo l'attività culturale che già si è svolta nelle nostre sedi istituzionali in prestito agli enti o ai privati che vogliano riproporla in altre sedi. In Bene. questo caso, diciamo, l'accordo è nato con grande successo anche di pubblico con la Otto Galleri del Lingotto e già avviato dal luglio di Da luglio, oggi ci quest'anno. sono già state Sì, sette mostre, diciamo che ormai dall'inizio di c'è la luglio. possibilità di vederne ancora tre. Quella che è in corso sino adesso al 7 settembre e poi altre due fino al 21 di settembre. Che riguarda, io qui ho tre cartelle, artigiani, giusto? Da Esatto, moneta unica, unica moneta e la teglia. prima Quella che è già sì. cominciata, è iniziata Esatto. lunedì e prosegue fino al 7 settembre, quindi fino a Queste sono domenica. le immagini? Queste Possiamo sono quelle cominciare a vedere? dell'artigianato, magari Esattamente. torniamo a Teia, che è la Ma torniamo prima, a te, così esatto. torniamo a Teia. Giusto Casimiro per... Teia, sulla vetta dell'umorismo. Sì, allora noi raccontiamo, grazie a una Eccolo. mostra che è stata curata, queste sono immagini anche dell'archivio di Stato in cui avevamo inaugurato nel 2012 la mostra curata dal disegnatore Dino Aloi e da Claudio Mellana, ed è un racconto in immagini della satira mordace ma mai aggressiva di questo principe dei vignettisti piemontesi. Che ebbe però un grande successo anche su scala non solo locale ma nazionale, e ci racconta, diciamo, la seconda metà dell'Ottocento, le vicende politiche dell'Italia, del Piemonte in particolare, i cambiamenti nei costumi, nella moda, e vediamo delle signore con grandi cappelli, ad esempio, e punte, diciamo, di sagacia anche nel raccontare le debolezze femminili. Ma non solo, lui sarà un grande artista del reportage, per cui in un'epoca in cui il PC e i social network non potevano ancora aiutarci nel diffondere le informazioni, lui sarà un ottimo informatore e giornalista con la matita. Ad Qua. esempio, creerà dei carnet di immagini e de voyage in cui uno famoso, che vedremo forse in un'immagine successiva, in cui si troverà poi negli Stati Uniti e successivamente andrà anche a vedere l'inaugurazione del taglio dell'Istmo di Suez Ah, nel 1869. qui vedo delle cose su Gianduia e il Carnevale, Eccolo qui, Pasquini, eccolo qua. il taglio dell'Istmo di Suez per il Pasquino. Il Pasquino fu una grandissima rivista satirica di cui Teia sarà anche direttore poi verso la metà del 1800 e per cui insomma influenzerà notevolmente l'opinione pubblica con questi disegni, con queste vignette. Qui troviamo anche alcuni ritratti, alcuni schizzi di veri e propri visi di personaggi noti e meno noti e questa è stata un po' una chicca della mostra perché sono stati ritrovati da parte di un collezionista privato che li ha proposti nella nostra mostra e poi qui li abbiamo riproposti. Ovviamente ricordiamo si tratta di riproduzioni perché questo ci offre la possibilità di trasportare senza grossi problemi le opere. Certo, non lo Questa invece è una sapevo. fotografia, se non Sì, anche sbaglio. foto d'epoca. Eccola Dicevo, qua, non lo questa la sono. sapevo, Beh. ma questo caricaturista è stato dedicato a un monumento che si trova a Esatto, si trova a Torino. Torino in piazzetta 4 Marzo ed è un po' una curiosità che possiamo raccontare Infatti. a tutti i piemontesi. Se uno si trova da quelle parti, c'è una statua con un alto rilievo dedicato proprio a Casimiro Teia sopra ad una statua del Pasquino. Il Pasquino era una statua che dal 1500 circa sino all'Ottocento era una tipica statua diciamo, di un busto dell'antica Roma alla quale venivano, al collo della quale venivano appiccicati dei vere e proprie veline, dei piccoli scritti di critica satirica dei personaggi politici del tempo, ovviamente Questo è lui. anonimi. Questo
Questo, questo è lui, lui. Questi baffoni. Questi baffi da spalliere, molto... Belli baffi, e poi era anche un grande appassionato di montagna, vedremo forse in qualche immagine nei pannelli successivi, sarà una, uno dei primi... dall'inizio, vediamo un po', vado veloce, uno dei primi soci del CAI, il CAI tra l'altro ha festeggiato i 150 anni l'anno scorso e lui fu grande amico di Quintino Sella, quindi fondatore del CAI e lui stesso insomma scalatore, alpinista e quindi dedicò anche alcune vignette alla montagna, al tema alpino. Questo all'Otto Gallery c'è ancora? Questo all'Otto Gallery sino al 7 settembre, se 7 vogliamo, settembre. Possiamo anche ricordare gli orari, certo. Sono dalle 14 alle 21 il lunedì, mentre tutti gli altri giorni dalle 10 alle 21. In buona sostanza l'orario di apertura del centro, della galleria, sì. Ok. Poi qui io sono capitato su questa moneta, da unica moneta, moneta unica. Sì, se vogliamo passiamo già a quella, sì. Quella sarà la mostra che chiude tutta la rassegna e quindi dal 15 al 21 di settembre è una mostra che era stata realizzata dal Consiglio regionale in occasione dei 10 anni del compleanno dell'euro, quindi da moneta unica, unica moneta e... anche qui è la proposizione di una serie di disegni, di vignette di artisti diciamo, della satira, in questo caso satira moderna però, per cui la mostra è divisa in 4 sezioni, una prima ancora che parte direi dall'Ottocento, dalle prime satire francesi sul periodo della fine dei nazionalismi. E successivamente si passa alla costruzione, al cammino verso l'Europa e quindi a quello che diventa un obiettivo dei paesi del post Seconda Guerra Mondiale, con tutte le battute d'arresto e le difficoltà del caso, gli scetticismi, quindi anche chi ci vede da più o meno lontano, anche ci sono artisti dalla Cina, dalla Russia, che descrivono con un po' di... Non c'è tutto... Non di è distacco. Molto ottimistico come... Assolutamente, un modo per raccontare, se vogliamo, anche con ironia, con un po' di sarcasmo, un tema spinoso che è quello dei soldi. Prendono un po' in giro anche dalla Cina, mi pare di capire, esatto. Dalle immagini che vediamo. Direi che stai forse raccontando. Le più simpatiche sono però le vignette degli ultimi tempi, quelle che raccontano i 10 anni di questo matrimonio, diciamo, tra i paesi dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria, e sono vignette commissionate proprio in occasione del compleanno a 17 vignettisti, non solo italiani, ma anche appunto di tutta Europa. Abbiamo molto particolare. Con io andando avanti, foto sì. Di gruppo. Sono alcune, ad esempio, curiosa, sì. Ce n'è una di Bruno Bozzetto che è l'inventore del signor Rossi, abbiamo Sergio Staino, l'ideatore anche di Bobo, Fabio Sironi, collaboratore del Corriere della Sera, poi abbiamo il Premier come un toro seduto, sedato. Un toro sedato. Ecco, qui Staino. Curiosa. Questa qui è anche i nostri politici, questa un po' alla berlina. E questa due... Eh beh, sì, il tallone. Il tallone d'Achille, insomma. E qui questo porcellino lo che mette... Prima. È un po', questa è bella, ragazzi. C'è le rotelle sì. Con... Sì, le ho terminate, le abbiamo viste tutte. Decisamente poi, curiosa questa, ricordiamolo, dal 15 al 21 di settembre, chiusura sì. Di tutta la rassegna, questa simpatica visione dell'euro vista sia da noi che dai nostri stranieri, diciamo. Dagli stranieri. Mentre invece a cavallo tra le due mostre, cioè quella di cui abbiamo parlato prima e questa che la chiude, dall'8 al 14 settembre, c'è una mostra dal titolo Le eccellenze artigiane negli scatti di Lella Beretta. Di che cosa si tratta? Questo caso è il racconto di un'eccellenza, quella artigiana, raccontando la storia e diciamo, sono dei ritratti di alcuni artigiani che fanno veramente l'eccellenza del Piemonte. Nasce l'idea proprio dal fatto che la regione Piemonte nel desiderio di valorizzare questa parte importante dell'attività produttiva locale, ha istituito un marchio dell'eccellenza piemontese e già dal 2009 ha anche realizzato, approvato una legge che disciplina il settore, per cui volevamo anche raccontare in immagini e rendere quindi divulgativo attraverso un catalogo questo fiore all'occhiello piemontese. Per cui è nata l'idea di una mostra, di un catalogo sulla base degli scatti realizzati da questa fotografa vercellese, molto brava, Lella Beretta,
E tra l'altro ha realizzato numerosi reportage anche a livello nazionale, ha ottenuto premi internazionali, è stato un grande piacere poter collaborare con lei. Lei è una grande ritrattista, per cui il focus di questo reportage di immagini è stato quello di cogliere proprio la passione degli artigiani all'opera, esatto. Quello lo possiamo vedere infatti dalle immagini. E ci ha permesso di raccontare delle storie molto interessanti che hanno portato in luce delle attività, dei mestieri antichi e poco conosciuti. Ad esempio, non so, chi lavora ancora il rame, quindi realizza delle bellissime pentole, oppure chi costruisce ancora oggi degli organi bellissimi, o ancora tappezzieri d'autore, tappezzieri d'arte, quindi veri e propri artigiani, artisti. E poi ancora ovviamente... E riescono a sopravvivere, sì? Sì, diciamo che essendo proprio delle punte di diamante uniche nel loro genere, ha ancora questa possibilità di riconoscimenti. Quindi abbiamo grandi eccellenze proprio. Sì, poi ovviamente la parte del leone la fa sempre l'agroalimentare, quindi i grandi pasticceri, le distillerie, i pani. Quindi lei mi diceva che è il terzo anno che viene fatto questo tipo di... Sì, diciamo di accoppiamento, chiamiamola così. La prima volta per come collaborazione con la Otto Gallery, ma ormai appunto dal 2012 che offriamo le mostre che realizziamo già nella nostra sede anche in prestito, e quindi a tutti coloro, anche i comuni, agli enti locali o anche a privati, quindi anche altre aziende, enti, centri commerciali, già successo ad esempio col centro Mondo Vicino, che vogliano in qualche modo riproporla nelle loro sedi. E quindi può essere estesa in tutta la regione? In tutto il territorio, quindi anche chi non è comodo per venirla a visitare a Torino ha la possibilità di vederla magari vicino a casa. E ovviamente ricordiamo completamente gratuitamente. Assolutamente, beh, sì, certo. Sì, assolutamente sì. Programmi futuri, qualcosa che ci puoi anticipare? È difficile ancora svelare qualcosa, però insomma abbiamo un autunno caldo, ecco. Quindi speriamo di avere a Palazzo Lascaris i piemontesi ospiti per un nutrito carnet di attività culturali. Bene. Bene, ricapitoliamo un secondo quello che abbiamo detto, così magari se qualcuno si è sintonizzato solo... acceso televisore in questo momento, artigiani, la moneta unica, unica moneta, Teia, che sono questi tre percorsi, chiamiamoli così. Facciamo questo... un piccolo riassunto, tutto questo alla Corte della Ristorazione dell'Otto Gallery, è partita ieri la prima di queste mostre, dal 1 al 7 di settembre, quindi fino a domenica, Casimiro Teia sulle vette dell'umorismo, vignettista, ritrattista, molta satira, molto umorismo. Dall'8 al 14 settembre le eccellenze artigiane negli scatti di Lella Beretta, sono appunto queste immagini, questi focus sugli artigiani che comunque rappresentano l'eccellenza del territorio, ci fanno scoprire anche mestieri che i comuni non ricordano, non pensano, vedi le pentole in rame per esempio, nessuno pensa mai a latere ovviamente di quella che è la forma, l'attrazione classica che è l'enogastronomia, e poi a chiusura... Dal 15 al 21 di settembre, da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro, anche questa una carrellata di immagini divertenti per sdrammatizzare un po' quello che è il peso della moneta. E questo è il monumento a Teia? Esatto, è proprio quello, l'abbiamo scoperto. È stata 4 marzo, dico bene, ricordo bene, non lo sapevo neanche io, ma chi ha l'opportunità, così, per curiosità di andarla a vedere, perché no? Non sapevamo di averla e invece... abbiamo Casimiro Teia. Noi ringraziamo Elena Correggia, ufficio stampa, consiglio regionale, in questo caso anche abbiamo parlato di questa collaborazione fra Otto Gallery, ma non solo, perché ci fosse qualcuno interessato, mi pare di capire che la possibilità di avere in prestito, chiamiamo così, le vostre... collaborazione. Si può andare sul nostro sito www.cr.piemonte.it e nella sezione mostre scaricare proprio la richiesta, la domanda, diciamo, per ottenere in prestito le mostre. Grazie. Bene, grazie a voi. Ci vediamo tra poco.